Buonasera, con la fine dell'esilio ci si aspettava di vedere l'ex famiglia reale percorrere in lungo e in largo l'Italia, un'attesa durata decenni a sentir dire Vittorio Emanuele ed Emanuele Filiberto. A parte la mezza giornata passata in Vaticano e la scia di polemiche che si è lasciata dietro, non sono tornati. Hanno mancato anche occasioni importanti come le celebrazioni dei 1000 anni del casato e i funerali di Giovanni Agnelli in quella Torino, simbolo dei Savoia. Ma allora perché non tornano? Risolta quella costituzionale, ora la vera questione tra l'Italia e i Savoia è un patrimonio immobiliare e uno scrigno di gioielli. Vittorio Emanuele vuole essere risarcito e si è rivolto al Tribunale Europeo di Strasburgo. Ma quali e quanti sono i beni rivendicati dai Savoia? TG2 Dossier ha ricostruito la mappa di questo patrimonio e di queste proprietà. Domenica 26 gennaio 2003, funerali di Giovanni Agnelli. Torino è a lutto per la morte dell'avvocato. Nella cattedrale ci sono tutti, proprio tutti, ma mancano loro. A rappresentarli, Serge di Jugoslavia. Sabato 18 gennaio 2003, 1000 anni di Casa Savoia. Ci sono tutti, proprio tutti, dagli ordini dinastici al gruppo Savoia, dal Circolo Rex agli ordini ospedalieri, dal movimento monarchico agli amici del Montenegro. Ma la cerimonia organizzata dall'Istituto della Guardia d'Onore alle Reali Tombe del Pantheon e dall'Istituto della Real Casa di Savoia mancano ancora loro. A rappresentarli ancora una volta Serge di Jugoslavia, che da anni continua ad essere l'ambasciatore di sangue blu in Italia di Vittorio Emanuele e famiglia. 23 dicembre 2002. Vittorio Emanuele, sua moglie Marina ed il figlio Emanuele Filiberto vivono in Italia per 4 ore e 28 minuti e percorrono il suolo dell'amata patria soltanto per 50 chilometri. Sono arrivati all'aeroporto di Ciampino nei pressi di Roma alle 9:07 minuti per ripartire alle 13:35 dopo 56 anni d'esilio e 20 minuti di udienza dal Santo Padre. Molti si aspettavano qualcosa di più. Oltre al Vaticano, dicono i monarchici, Vittorio Emanuele poteva almeno arrivare fino al Pantheon per rendere omaggio, insieme al figlio e alla moglie, alle tombe reali. Molti cittadini italiani hanno pensato che oltre all'udienza con il Papa, Vittorio Emanuele avrebbe potuto chiedere un incontro al Capo dello Stato o al Presidente del Consiglio di quella Repubblica che con un voto parlamentare gli ha annullato l'esilio. Ma così non è stato. Alcuni l'hanno giudicata solo una banale questione di stile, altri l'hanno aggiunta all'elenco delle numerose gaffe a cui il signor Savoia ci ha abituati. Ma a ciò si potrebbe aggiungere anche una questione di tipo economico, un comportamento comunque che sembra proprio non del tutto regale per il rappresentante della più antica casata europea sorta 1000 anni fa nel 1052. Casa Savoia può vantarsi di aver avuto fino ad oggi, tra l'altro, 4 re d'Italia, 7 re di Sardegna, 18 conti, 14 duchi, 2 santi e tanto altro ancora. Umberto Biancamano, il capostipite, governa sui territori della Savoia, della Morienna ed altri piccoli feudi. A lui la storia attribuisce la paternità della dinastia, ma sempre la storia attribuisce ad altri il merito di aver fatto grande Casa Savoia. Amedeo VI, detto il Conte Verde, che regna tra il 1343 e il 1383. Amedeo VII, il Conte Rosso, cui si deve l'annessione di Nizza ai domini sabaudi.
Ludovico, che nel 1453 acquistò la Sacra Sindone da una nobildonna francese. Emanuele Filiberto, testa di ferro, spostò la capitale da Chambéry a Torino e visse alla fine del Cinquecento. Ancora due illustri avi di casa Savoia segnarono l'Ottocento, Carlo Felice, re di Sardegna, e Carlo Alberto. Qui, nel Parlamento subalpino, sarà votato lo Statuto Albertino, la prima costituzione monarchica che resterà in vigore in Italia fino al 1948, anno della promulgazione della Costituzione Repubblicana. Oggi molti tra i monarchici rimpiangono lo stile dell'ultimo re d'Italia, Umberto, che anche dall'esilio di Cascais non perdeva occasione per rimanere vicino al suo paese, con il massimo del rispetto per uomini e istituzioni. L'assenza di un incontro, seppur informale, con un esponente della Repubblica durante la sua visita prenatalizia non ha fatto altro che confermare quella mancanza di riguardo che Vittorio Emanuele dimostra per le istituzioni repubblicane. Ma la visita lampo al Papa era troppo importante, un fatto storico che ha confermato il forte legame di oggi tra i Savoia e la Santa Sede. Un legame entrato in crisi con la breccia di Porta Pia, ma mai del tutto interrotto. E il lascito della Sacra Sindone, deciso da Umberto II, ne è la conferma. La contrapposizione con i Savoia è un fatto storico, perché io sono repubblicano e amico di tutti i Savoia, però storicamente, certamente, noi eravamo con Pio IX, diciamo, contro la presa di Roma, perché Pio IX ha sempre detto che il combattimento a Porta Pia c'è stato perché lui voleva far sapere alle future generazioni che Roma era stata presa con le cannonate. Condivido la scelta di andare come prima visita dal Santo Padre, perché questo certamente dà il segno dell'importanza, diciamo, universale del papato, e quindi questo riconoscimento da parte degli eredi di Casa Savoia della figura del Papa rimargina non tanto, perché è una ferita che sanguina sempre, però rimargina un pochino una ferita storica tra Casa Savoia e il papato. Abbazia di Montecassino, ordine dei Benedettini, lo stesso di Altacomba, dove è sepolto Umberto II. Il rapporto tra i monaci e Casa Savoia è sempre stato molto stretto. Qui avvenne il primo atto di riconciliazione tra Vaticano e Casa Reale, all'indomani dei patti lateranensi del 1929. E sempre ai Benedettini, Umberto lascerà questa croce di lapislazzulo consegnata dalla figlia Maria Gabriella e da Marina Doria nel 1983, a pochi mesi dalla sua morte. E ancora, tra queste mura sono stati custoditi, e qualcuno sostiene che lo siano ancora, nonostante le smentite, documenti e beni di Casa Savoia, come il tesoro di San Gennaro, poi restituito a Napoli. Si trova nella Cappella della Deputazione, storicamente custodita dalle più antiche e nobili famiglie napoletane. Questo è l'ultimo dono di Casa Savoia a San Gennaro, ma c'era vera devozione da parte dei Savoia verso questo santo? Beh, certo, insomma, lei pensi che questo dono è stato portato da Umberto quando è venuto a Napoli, appena dopo il matrimonio con la regina Maria José, e è stato un dono che è stato ordinato ai corallari napoletani di Torre del Greco e di Napoli, che hanno fatto questa opera che è un po' il simbolo dell'artigianato napoletano, il lavoro del corallo, ed è un dono splendido che fa parte del tesoro di San Gennaro. Vittorio Emanuele dunque ha reso omaggio alla Chiesa con la sua visita di dicembre, ma il viaggio in compagnia del figlio alla scoperta dell'Italia lo ha solo anticipato alla stampa. Appena mi rimetterò, e spero questo molto presto, ossia tra un mese e mezzo, ritornerò, come ho sempre detto, a Napoli, e poi ritorno qui a Roma, e poi comincerò a visitare tutta l'Italia con mio figlio che non la conosce. E come ho visto che siamo stati molto ben accolti da voi altri, tra l'altro, con gran piacere
saremo di nuovo qui tra di voi. Noi siamo cattolici, se io rientro nel mio paese, che è la sede del cattolicismo, col Papa, la prima cosa che faccio, vado a vedere il Papa. Dopo andremo a vedere tutti gli altri. Scelta del tutto legittima, ma alcuni sostengono che il viaggio in Italia è stato rimandato non solo per le condizioni di salute, ma perché con la Repubblica c'è in atto un contenzioso di natura economica. Abbiamo cercato di avere una conferma dal diretto interessato chiedendo un'intervista, ma nessuno ha risposto. Alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo non è stato ancora ritirato il ricorso presentato nel 1999 da Vittorio Emanuele contro l'Italia. L'erede di Casa Savoia sollecitava l'abrogazione dei primi due commi della 13ª disposizione costituzionale che vietava l'ingresso nel nostro paese ai discendenti maschi del casato e chiedeva un indennizzo per i 56 anni di esilio. Con questa lettera, datata 8 luglio 2002, Vittorio Emanuele si impegna con il Presidente del Consiglio a ritirare il ricorso di Strasburgo una volta ottenuto il via libera del Parlamento al suo rientro. Il governo italiano naturalmente si aspetta che Vittorio Emanuele ottemperi a questo impegno sottoscritto formalmente con il Presidente del Consiglio. Per quanto riguarda invece il ricorso, se il Parlamento non avesse votato a favore del rientro, sicuramente l'Italia sarebbe stata condannata in sede internazionale, perché questa disposizione transitoria aveva un senso nei confronti di chi si era reso responsabile delle vicende della guerra, delle leggi razziali, dell'abbandono dell'Italia, ma non aveva più nessun senso in riferimento a persone che non avevano avuto più nessuna responsabilità diretta in queste vicende. Quindi il governo ha segnalato che se il Parlamento non avesse votato in quella maniera c'era il pericolo reale di una condanna dell'Italia a livello internazionale. Il governo italiano è in attesa che venga rispettato l'impegno assunto da Vittorio Emanuele. Dal 10 novembre Vittorio Emanuele e il figlio sono italiani. Una settimana dopo una delegazione del governo lo incontra a Ginevra per definire al meglio il quadro del suo rientro in Italia insieme alla famiglia in cambio del ritiro del ricorso presentato a Strasburgo. Ma non se ne fa nulla. Il 23 novembre vengono loro consegnati i passaporti e nonostante tutto il 29 novembre e il 13 dicembre scorsi i legali del principe presentano queste nuove memorie difensive alla Corte. Viene comunicato che agiranno comunque contro il governo italiano per ottenere il risarcimento dei danni morali e materiali subiti a seguito dell'ingiusto esilio. E ricordano anche che il loro cliente è stato privato, senza indennizzo, delle proprietà della sua famiglia. In sostanza, soldi, castelli e tenute. Sicuramente ci saranno beni della corona e beni che probabilmente erano patrimonio personale dei Savoia. Ma credo che forse questa è proprio la materia del contendere. C'è una commissione che sta lavorando a questo? No, non c'è nessuna commissione, c'è un ricorso dei Savoia che sulla base dell'impegno di Vittorio Emanuele deve essere ritirato. Punto. Ma cosa può rivendicare ancora oggi Vittorio Emanuele? Secondo autorevoli giuristi nulla, perché il terzo comma della 13ª disposizione transitoria della Costituzione non è stato abrogato con il voto dell'11 luglio scorso. Comunque, Vittorio Emanuele potrà rivendicare ben poco. La Repubblica Italiana è stata generosa con la sua casata, tanto che anche su diversi studi giuridici si afferma che le proprietà che lo Stato poteva confiscare all'epoca risultarono poca cosa. Ecco perché. Vittorio Emanuele III, padre di Umberto, morì pochi giorni prima dell'entrata in vigore della Costituzione, senza lasciare testamento. Tutti i suoi beni privati passarono quindi automaticamente in successione ai figli, Umberto e le tre sorelle, Yolanda, Giovanna e Mafalda, rappresentata dai figli perché morta nel campo di concentramento di Buchenwald nel 1944. Lo Stato italiano poté quindi confiscare soltanto un quinto di tutti i beni privati del casato, cioè soltanto la parte di Umberto II. Ma lui di che cos'era proprietario? Non è stato facile scoprirlo. Non esiste un elenco unico, organico e preciso dei beni confiscati. In cambio ci sono decine e decine di leggi e leggine, atti e documenti catalogati in anni e anni di paziente lavoro proprio qui all'Archivio Centrale di Stato. Grazie alla preziosa collaborazione dell'archivio siamo riusciti a consultare documenti molto importanti
che non hanno fatto altro che confermarci la generosità della Repubblica Italiana nei confronti di Casa Savoia. L'ultimo atto di cui si ha conoscenza risale al 1970. La Gazzetta Ufficiale pubblica un piccolo elenco di beni immobili già in dotazione alla Corona da assegnare ad organi ed enti statali. A Torino il Palazzo Reale, la biblioteca e l'armeria, con annessi piazza, giardini e terrazze. A Pisa il Palazzo Reale ed il Palazzo Vitelli a Lungarno Pacinotti. Verranno invece permutati a favore dello Stato un'area di 644 metri quadrati a Torino destinata al comune e terreni per 1750 metri quadrati a Pisa nella tenuta del Tombolo destinati alla mensa arcivescovile. Gli addetti ai lavori dicono che questo è l'ultimo documento disponibile per capire che fine abbiano fatto gli immobili utilizzati dai sovrani di Casa Savoia nel corso degli ultimi 150 anni ed è una storia avvincente. Può esserci anche confusione per questo, su ciò che era direttamente della Corona o bene privato dei sovrani. E questo forse sarà un argomento su cui ci sarà una discussione anche interna, perché è difficile definire tutto questo in quanto al tempo della monarchia non fu codificato abbastanza bene. Quindi potrebbe anche essere che nel patrimonio privato di Savoia siano finiti tenute e castelli che originariamente erano dello Stato. Tutto ha inizio nel 1850. Ci si pone allora il problema di dotare la corona di proprietà adeguate al rango per eguagliare in ricchezza e grandiosità le altre monarchie europee. Insomma, una questione di decoro. Viene così messa a punto una lista che, con apposita legge, assegnerà ai Savoia palazzi e castelli, soprattutto in Piemonte. Gli immobili sono più o meno una quindicina. Sono interessate anche altre regioni e Nizza. Ma è in quell'anno che al segretario di Stato per le Finanze, Costantino Nigra, viene affidato anche il compito di redigere l'elenco dei palazzi e delle tenute del regno, utilizzabili soltanto dall'amministrazione e non più dai sovrani. 10 anni dopo, con l'Unità d'Italia, queste liste vengono aggiornate. La penisola perde Nizza e in questo dare e avere legislativo alcune cose oggi sembrano però essersi perse per strada. Dal 1850 al 1933, anno dell'ultimo inventario prima dell'avvento della Repubblica, le leggi e le leggine che si sono interessate alla dotazione della corona saranno tantissime. Al primo elenco ne seguiranno altri. Di volta in volta gli immobili assegnati al re copriranno sempre nuove regioni ed aumenteranno anche le province dei possedimenti. Nel 1850 si parte con 3 regioni più Nizza, in tutto 4 province, per arrivare nel corso degli anni al 1877, con 10 regioni e 22 province. Quell'anno risultavano in dotazione al re 143 beni tra immobili e tenute. Fino agli anni 30 vi furono ancora assegnazioni e detrazioni di immobili per la corona e dal demanio rientrarono circa 135 beni sparsi in 28 province. Insomma, pur aumentando i territori interessati, diminuirono i beni. Alcuni verranno assegnati, ad esempio, all'Opera Nazionale dei Combattenti o a ministeri, un puzzle che potrà essere risolto soltanto da tecnici esperti. Di una cosa siamo certi, che il patrimonio privato di Casa Savoia è frutto anche di assegnazioni e detrazioni regolate per legge, ma che in seguito non hanno reso e non rendono semplice ancora oggi la divisione tra beni privati e beni pubblici. Un esempio è il castello di Racconigi. Nel 1832 è proprietà di Carlo Alberto, che nell'aprile di quell'anno, come dimostra quest'atto conservato nell'archivio di Stato di Torino, lo vende alle finanze per 1.638.048 lire e 75 centesimi. 4 mesi dopo le finanze, con quest'altro atto, consentono al re di utilizzarlo per la villeggiatura. Nel 1868 una legge autorizza il re a permutare suoi beni privati con altri beni pubblici e così Racconigi il 5 agosto 1870 ritorna a proprietà privata di Casa Savoia in modo del tutto legale. Lo stesso castello verrà poi donato nel 1929 da Vittorio Emanuele III a Umberto II in occasione delle sue nozze con Maria José. Un bene privato di Umberto che, a quanto siamo riusciti a capire, era anche l'unico. Ma la Repubblica, e storia nota, riuscì a confiscarne soltanto 1/5, in virtù sempre della legge e delle numerose cause vinte dai Savoia contro la Repubblica.
Il risultato fu che nel 1977 Racconigi fu rivenduto allo Stato per la seconda volta a circa 6 miliardi di vecchie lire. E questo crediamo sia l'unico esempio documentato. Ma quanti ve ne saranno stati? Non c'è nulla di certo al 100% su quello che è avvenuto. È stato fatto un po' un sequestro sommario, direi. Può darsi che ci siano anche problemi di qualche proprietà terriera o che ha acquisito un grosso valore come area fabbricabile, però io di questo non saprei, non sono sicuro. Ecco. La Repubblica non solo fu generosa con i Savoia, ma si fidò di Umberto. L'ultimo inventario ufficiale che venne utilizzato dalla Costituente fu quello redatto nel 1933 da Vittorio Emanuele III sui beni ancora in dotazione alla Corona, dal quale risultava che erano soltanto 3 le città in cui comparivano immobili utilizzati dai Savoia: Torino, Pisa e Roma. Un pacchetto che valeva quasi 15 milioni di lire dell'epoca, oggi svariati milioni di euro. Ma dei beni privati di Casa Savoia nessuna traccia, se non Racconigi. Alla Corona sono attribuiti anche gioielli, perle, pietre preziose, statue, quadri, oggetti d'oro e d'argento, arredi e vasellame, biancherie e biblioteche, assegnati con una legge del 1880. Solo per i gioielli la stima dell'epoca è di 815.678 lire, a cui vanno aggiunti 2.101.300 lire, sempre dell'epoca, provenienti da investimenti in 62 certificati di rendita pubblica. Insomma, tutto il necessario per fare una bella figura con le altre monarchie europee. Ma tutti, sempre e comunque, almeno come sembra, oggetti e soldi pubblici. E arriviamo al 1949. La Repubblica muove i primi passi e al suo presidente verranno assegnati per rappresentanza il Quirinale con vari fabbricati, le tenute di Castel Porziano e San Rossore e nel 1957 Villa Rosberi a Napoli. Questo è lo stato dell'arte. Costituzionalisti e giuristi affermano che non ci siano spazi per Vittorio Emanuele per chiedere in restituzione nulla, ma da un riscontro che abbiamo effettuato tra le leggi di assegnazione e quelle di restituzione, qualche bene i Savoia potrebbero ancora richiederlo. Per i documenti che ci hanno consegnato all'Archivio Centrale di Stato, nella penisola vi sarebbero ancora una cinquantina di beni tra terreni e case di proprietà incerta, beni sparsi tra l'Emilia-Romagna, il Lazio, la Toscana e il Piemonte. Ancora oggi la palazzina di caccia di Stupinigi, protetta dall'UNESCO come tutte le residenze piemontesi, è di proprietà dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, che ha sì personalità giuridica, ma il cui 17° Gran Maestro è proprio Vittorio Emanuele. E ancora, il complesso delle tombe reali a Superga è ancora oggi, ci dicono, proprietà dei Savoia. È vero, Umberto II partì dall'Italia, come si dice, solo con una valigia, ma ai figli lasciò molto. Questo soprattutto perché gran parte del patrimonio in denaro e azioni della casa era già all'estero fin dalla fine dell'Ottocento. Infatti, molto previdentemente, Umberto I nel 1888 stipulò un'assicurazione sulla vita con la Prudential di Londra, che venne girata il 30 luglio del 900 alla vedova, all'indomani del regicidio di Monza. Lei depositerà tutto il gruzzolo alla banca Ambro, sempre a Londra. Nel 1944, dopo 56 anni, si era accumulato un patrimonio di oltre 1.200.000 sterline. La somma era stata infatti investita nel prestito della Vittoria, lanciato all'inizio della Seconda Guerra Mondiale per finanziare lo sforzo bellico inglese. Durante il conflitto il patrimonio reale era stato sequestrato, ma alla fine della guerra la banca Ambro lo svincolò e lo restituì ai Savoia dopo diverse cause con lo Stato italiano. Da questo sempre perse. L'assegno che arrivò ai Savoia era pari a circa 60 milioni di euro, 104 miliardi di vecchie lire e tutto esentasse. Ma gli investimenti dei Savoia andarono anche oltreoceano. Al momento dell'esilio avevano negli Stati Uniti l'equivalente di 400 milioni di euro, più o meno 830 miliardi di vecchie lire. Vittorio Emanuele e le sorelle quindi poterono in gioventù contare su una cassaforte che custodiva circa 1.000 miliardi di vecchie lire, il patrimonio degli avi all'estero. In Italia sicuramente sono rimaste diverse proprietà, quelle appartenenti alle donne del casato, ma su alcuni di questi beni Vittorio Emanuele ha potuto dire la sua.
Come si legge in questo verbale datato 4 giugno 1983, che dà conto di un incontro tra rappresentanti dell'Unione Monarchica e Sua Altezza Reale, il principe Vittorio Emanuele. Il principe, si legge, lascia a disposizione dell'UMI l'appartamento di via Ludovisi in Roma, che non sarà rivendicato dai coeredi Savoia. Vittorio Emanuele, stando almeno a questo documento, decideva quindi anche dall'estero su proprietà immobiliari in Italia, come se ne disponesse in tutto o in parte. Questo appartamento sicuramente poteva averlo ricevuto in eredità, magari da un lontano parente, o forse gli era stato donato da qualche suddito fedele. In entrambi i casi però decideva insieme alle sorelle cosa fare dell'immobile. E sicuramente qualche casa ottenuta sarà sfuggita alle maglie della vocazione costituzionale, vuoi perché effettivamente proprietà privata di Casa Savoia, vuoi per distrazioni burocratiche. Poche distrazioni sembrano invece esserci sui gioielli custoditi dalla Banca d'Italia. Attualmente sono qui. Vennero depositati il 5 giugno 1946 da Falcone Lucifero, ministro della Real Casa, su ordine di Umberto II, che stava per partire per l'esilio. La Banca d'Italia li ricevette con la precisa disposizione di restituirli a chi di diritto. Ma perché questa formula? Parte dei gioielli, secondo gli storici, apparterrebbe ancora ai Savoia, perché acquistata personalmente in epoca pre-unitaria da Carlo Alberto, ma fu proprio il figlio che gli succedette al trono, Vittorio Emanuele II, a disporre con una legge nel 1850 che la corona doveva anche essere dotata di gioielli, pietre preziose e perle, comprati con le finanze di Stato. Molti dei gioielli della corona sono stati realizzati qui a Torino da Musì, l'orefice di fiducia della corona. Gioielli in parte personali, in parte no, così come dimostrano ben tre inventari redatti tra il 1833 e il 1886. Sono questi, li abbiamo rintracciati nell'archivio centrale di Stato a Roma. Qui vediamo che il re aveva l'abitudine di prelevare alcuni preziosi per farli riammodernare dai gioiellieri della casa reale. Alcuni li restituì, ma altri vennero assemblati in nuovi monili. Dai 79 pezzi del 1850 si arriverà ai 12 del 1886 di pari valore. Un ulteriore inventario del 1913 conferma il precedente nel valore, lo stesso del deposito, ma non nei pezzi, arrivati ad essere 15. E questo spiegherebbe anche il perché della formula adottata per il deposito dall'ultimo re d'Italia. Sapeva bene che quel tesoro non era tutto dei Savoia. Oggi a chi spetta? Chi custodisce la ricevuta, sempre che esista, per poterlo ritirare? Un fatto è certo, il loro valore cresce con il passare degli anni, un valore stimato oggi tra i 3.000 e i 5.000 miliardi di vecchie lire. Maria Gabriella ha già detto che per lei i gioielli andrebbero esposti al pubblico, non li vuole. Ma certo, se Vittorio Emanuele dovesse in qualche modo entrarne in possesso grazie ad un accordo con la Repubblica, anche lei, insieme alle sorelle Maria Pia e Maria Beatrice, chiederebbe la sua parte. Vittorio Emanuele non si è ancora pronunciato, ma Emanuele Filiberto si è detto favorevole a che i gioielli vengano esposti al pubblico. Come andrà a finire? Chissà. Perché il clima tra fratello e sorelle non è oggi dei migliori, infatti è ancora aperta la causa sull'eredità di Maria José. Vittorio Emanuele accusa le sorelle di essersi appropriate indebitamente di alcuni beni. Loro respingono le accuse, deciderà un tribunale. Sorelle di Casa Savoia. Unite nella gioia come nella sventura che in tutti questi anni ha colpito soprattutto Maria Beatrice, la più piccola, la più coccolata dal padre, la più estroversa, ma la più sfortunata. Gloria dei rotocalchi negli anni 60 per le sue tante storie d'amore, tra le quali quella con l'attore Maurizio Arena, che la incontra dopo un tentativo di suicidio a Madrid. Un amore mai accettato dal casato, un amore di poco conto che si chiuderà in pochi mesi. La salvezza per Maria Beatrice arriverà nel 70, quando sposa il diplomatico argentino Luis Reina Corvalán. Pochi anni di felicità, poi due tragedie. Nel 1994 muore a Boston il figlio Raffaello, cadendo dalla finestra della sua abitazione. Aveva solo 23 anni. Cinque anni dopo, il marito verrà trovato morto, strangolato dalla cintura di un accappatoio, nella sua villa di Cuernavaca, 90 km a sud di Città del Messico. Oggi Maria Beatrice è nonna e vive a New York, ma cerca casa in Italia. Dice di voler passare più tempo all'anno nel paese in cui è nata e al quale si sente profondamente legata. Dove si stabilirà? In Toscana, forse vicino al cugino Amedeo di Savoia, Aosta.
Nel vecchio continente, a Parigi, vive invece la sorella più grande, Maria Pia. Sposata nel 1956 con Alessandro di Jugoslavia, ha quattro figli. Uno di questi è Serge, oggi portavoce dello zio Vittorio Emanuele in Italia. Maria Pia si separa dopo 11 anni di matrimonio e da anni vive con il cugino Michele di Borbone Parma, dal quale ha altri due figli. E nel vecchio continente, in Svizzera, vive anche Maria Gabriella. Fascino altero, impegno costante di storica, una figlia avuta dal primo matrimonio con Robert de Balcani. È il 1969, ma quest'unione durerà poco. A 7 anni dalle nozze, Maria Gabriella chiede il divorzio per crudeltà mentale. Oggi vive a Ginevra e si occupa di cultura. È l'intellettuale riconosciuta della famiglia. È una donna di grande cultura, di grande sensibilità. Racconta un particolare curioso che dice della sua passione bibliofila, della sua profonda cultura. Io avevo in esposizione Il viaggio in Egitto di Denon, e lei, vedendola, si è profondamente commossa perché ha ricordato che ha dato la sua tesi di laurea su questo testo, e quindi questo è un fatto che mi ha particolarmente colpito. Ed è ancora lei, forte di questa passione per la storia, a tentare di mettere ordine nell'archivio più segreto di Casa Savoia. L'Associazione Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea ha scritto agli inizi di quest'anno al capo dello Stato Ciampi, lamentando che ancora oggi gli eredi di Casa Savoia non hanno consegnato il carteggio dei sovrani relativo al XX secolo, nonostante la disposizione data in vita da Umberto II, ultimo re d'Italia. Il re di Maggio, morto il 18 marzo 1983, lasciò infatti un legato testamentario con il quale dava mandato di consegnare l'archivio della casa allo Stato italiano. Maria Gabriella, subito dopo la morte del padre, impiegherà circa un anno per trasferire da Cascais a Ginevra l'archivio, o meglio, quello che trovò. Re Umberto credo abbia ritenuto di dover segretare per un lungo periodo tutta una serie di documenti. Io ricordo che il suo aiutante di campo, il colonnello Francesco Scoppola, poco dopo la morte del re mi parlò di un mandato ricevuto dal sovrano parecchi mesi prima che il sovrano morisse per collocare in Francia e in Spagna dei documenti che il re riteneva altamente riservati e da dover rendere pubblici dopo periodi molto lunghi, sicché mi ha parlato di 5 tubolari, se li posso definire, quelli che usano gli architetti, i geometri per i lucidi, per i progetti, sigillati e già indirizzati. C'erano già stati degli accordi prima presso gli enti che si erano detti disponibili a custodirli mantenendo il segreto per lungo tempo. Maria Gabriella ha sempre affermato di non avere le carte del XX secolo, ma diversi studiosi sottolineano che è impossibile che una casa regnante non abbia prodotto in mezzo secolo alcun documento politico. Veramente una cosa singolare. Siamo a Torino, nell'archivio di Stato. Qui le telecamere non sono mai entrate e qui sono custoditi tutti i documenti che la Repubblica è riuscita ad avere dai Savoia. Sono decine e decine di raccoglitori. Al loro interno soltanto 189 cartelle sulle 217 che Umberto custodiva gelosamente. Sono state consegnate da Maria Gabriella allo Stato in due volte, nel febbraio e nel novembre del 1993. 10 anni dopo la morte di Umberto, lo Stato con questo verbale ha dovuto chiudere per ora la vicenda. Umberto non aveva intenzione di non consegnare, ma aveva incaricato la Commissione di separare gli atti destinati alla consultazione e gli atti che dovevano rimanere riservati dopo questa scelta, dopo questa decisione, ma gli atti sarebbero stati consegnati totalmente all'archivio di Stato. Si trattava di applicare a quegli atti la legge, la legge archivistica sulla consultabilità degli atti, legge che al suo articolo 21 allora prevedeva la possibilità di sottrarre alla consultazione atti riservati. Riservatezza propria dei Savoia, ma che conta ancora oggi su centinaia di monarchici fedeli disposti a difenderla con assoluta determinazione. Vittorio Emanuele non ha ereditato questi documenti. C'è stato a Villa Italia, certo a Cascais, un periodo di qualche mese
nel quale la villa è stata pressoché abbandonata. Lì potrebbe esserci stato qualche furto, però io, sapendo il problema dell'aiutante di campo del colonnello Scoppola, ritengo che i documenti che il re riteneva importantissimi da vincolare a un segreto piuttosto lungo nel tempo siano stati messi al sicuro, come da disposizioni che il re aveva dato a questo colonnello. Un archivio, quello dei Savoia, che ha viaggiato molto, protetto in casse con lo stemma reale. 60 partono con Vittorio Emanuele III per l'Egitto e poi tornano a Cascais. 4 vengono distrutte durante il bombardamento di Monte Cassino nel 1944. Un tesoro di centinaia di faldoni. Alcuni vengono murati nei sotterranei del Quirinale per poi essere recuperati nell'aprile del 1946 dalla regina Maria José, che da Villa Rosperi a Napoli porterà via anche 60 cartelle con completo che non abbiamo visto, ma del quale ogni tanto affiorano nuove tracce. Le ultime le abbiamo scoperte a Ceva, in provincia di Cuneo. Ci accoglie Achille Barberis, ha avuto in consegna un diario custodito gelosamente fino alla morte del proprietario, Don Giovanni Rossi. In queste pagine si parla ancora di casse, questa volta sono 365 portate via da Roma con destinazione Pollenza. Si fermano qualche chilometro prima, a Clavesana, e vengono custodite nel quartier generale della Quarta Armata. Pochi giorni prima dell'8 settembre 1943 arrivano al cotonificio del paese, peso complessivo 210 quintali. Le casse erano guardate a vista da 100 soldati della sussistenza. L'8 settembre il cotonificio viene preso d'assalto e il magazzino viene saccheggiato dagli abitanti del paese. Di queste casse se ne salvarono solo 135. I tedeschi le consegnarono al prefetto di Cuneo. Lì dentro c'erano anche i documenti che qualcuno riuscì in un primo tempo a nascondere nel coro dell'abbazia di Pollenzo. Oggi se ne sono perse le tracce. Io il sacerdote Don Rossi l'ho conosciuto nell'85, mentre facevo una ricerca sulla storia di Clavesana, poiché lui era stato parroco, mi ero rivolto a lui. Facevo una buona conoscenza, anche amicizia, e a un bel momento mi consegnò una busta, pregandomi però di aprirla solamente dopo la sua morte. Quando è morto il sacerdote? Circa 2 anni fa. Lei quando ha aperto questa busta? 2 o 3 giorni fa. Queste casse, per alcune persone che ricordano quel momento, contenevano dipinti, documenti, ricordi di famiglia, fotografie che questo signore che ricorda dice che erano sparse per tutto il piazzale, posaterie in argento e monete d'oro. In queste casse c'erano dei faldoni di documenti? Sì. Secondo lei questi faldoni potevano contenere parte dell'archivio del Novecento di Casa Savoia, che ancora è un mistero dove si è andato a finire? È probabile. Quindi c'è qualcuno che oggi avrebbe in mano questi faldoni? Ancora? Secondo lei? Il mistero rimane. Non c'è invece alcun mistero su un'altra questione che potrebbe sembrare di secondo piano, ma che probabilmente sta a cuore a Vittorio Emanuele. Da quando lui e il figlio hanno il passaporto italiano, non possono più presiedere ed elargire le onorificenze dei 4 ordini collegati a Casa Savoia. Il Supremo Ordine della Santissima Annunziata, quello dei Santi Maurizio e Lazzaro, l'Ordine al Merito di Savoia e quello Civile di Savoia. Questo perché una legge del 1951 ha soppresso gli ordini dinastici, dando soltanto al capo dello Stato l'autorità per conferire onorificenze e decorazioni. La stessa legge vieta ai cittadini italiani di usare onorificenze o distinzioni cavalleresche conferite loro da ordini non nazionali o da stati esteri. In Italia gli unici riconosciuti sono l'Ordine di Malta e quelli della Santa Sede. Un brutto colpo per il prestigio di Vittorio Emanuele, ma forse non solo per questo. Agli ordini dinastici arrivano infatti ogni anno migliaia di euro tra iscrizioni e donazioni. Solo l'iscrizione all'associazione costa 200 euro l'anno e, stando ad alcuni che danno in 3.000 gli aderenti, è sicuramente un bel gruzzolo. Del tutto perso? Chissà. Una cosa invece certa è che non è andata perduta tra i monarchici la voglia di fare politica. Tutto questo non sembra però interessare Vittorio Emanuele il figlio,
La sola cosa che conta, ha affermato nei mesi scorsi, sono le idee trasversali che vanno oltre la contrapposizione tra destra e sinistra. I fedeli alla corona sono pronti a scendere nell'agone politico. La voglia dei monarchici di fare politica in modo più serio prende spunto anche dal successo personale della casata dell'attuale primo ministro bulgaro Simeone di Sassonia-Coburgo-Gotha. Ex sovrano in esilio è tornato in patria e nel 2001 ha vinto le elezioni a furor di popolo, battendo sia il centrodestra che il centrosinistra con il suo Movimento Nazionale. Oggi nell'Unione Europea 7 stati su 15 sono governati da monarchie parlamentari o costituzionali e i monarchici nostrani hanno le idee chiare. La monarchia è una soluzione che si sposa perfettamente con il federalismo di cui si sta parlando tanto in questi giorni. È un obiettivo da raggiungere ovviamente in modo assolutamente democratico, per cui noi come Unione Monarchica Italiana lanceremo una campagna per l'abrogazione o perlomeno per la modifica dell'articolo 139 della Costituzione che rende eterna la Repubblica per decreto. Noi riteniamo che solo la democrazia debba ovviamente essere tutelata ad oltranza, ma la democrazia può coesistere sia con la forma repubblicana che con quella monarchica dello Stato. Quindi fra un anno, 10, 20, gli italiani potrebbero nuovamente scegliere la monarchia e questo diritto a loro non va assolutamente tolto, perché è necessario di fronte all'aumento delle competenze delle regioni il corrispondente aumento di un potere centrale autorevole, simbolico, effettivamente al di sopra delle parti. Ma l'abrogazione dell'articolo 139 della Costituzione, che prevede l'impossibilità di sottoporre al referendum la Repubblica, non è cosa semplice. Per alcuni costituzionalisti è impossibile, per altri meno. Ma la politica è l'arte del possibile. La vera ragione per cui Vittorio Emanuele tarderebbe a rientrare in Italia secondo ambienti monarchici non sarebbe tanto la politica quanto la mancata definizione delle questioni economiche pendenti con la Repubblica. Nel frattempo a Napoli si spolverano suppellettili e si continua a mettere in ordine la lista degli invitati per il ricevimento in onore di Vittorio Emanuele, che dovrebbe arrivare non prima di marzo. Qualcuno però sussurra di un altro possibile blitz simile a quello della visita lampo in Vaticano. Staremo a vedere. Intanto Emanuele Filiberto cerca casa a Milano, una piazza finanziaria che già conosce molto bene, e si prepara a correre il rally dell'Etna, in calendario il 25 aprile.